Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay per commentare la prima sconfitta in trasferta subita dalla Pescara di Pillon sul campo del Palermo. Palermo, nuova capolista di questo campionato, siamo alla 12ª giornata, ci sarà la sosta del torneo, una sconfitta che numericamente però non rappresenta quanto si è visto in campo. Nel secondo tempo i biancoazzurri hanno avuto una buona reazione, nel finale gli altri due gol della formazione allenata da Astellone. Avremo filmati i commenti su questa partita, parleremo anche di altri argomenti con i seguenti ospiti. Antonio De Leonardis, buonasera Totò, buonasera. Ben rivisto. Abbiamo il piacere di avere al suo fianco il medico nutrizionista della Pescara Calcio, il dottor Rodolfo Bronzi. Buonasera dottore, grazie buonasera. Per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco ritrova il collega Luca Pennese, buonasera Luca. Buonasera. Poi parleremo anche di calcio femminile, ovviamente il Pescara, rappresentato dal suo direttore generale Andrea Cicconi. Buonasera Cicconi, buonasera, grazie Enrico, per essere grazie. Qui. L'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Salve buonasera a tutti, Francesco. Buonasera. E poi il nostro opinionista Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Insomma, si è perso a Palermo, abbiamo titolato questa sera. Il Barbera ci fa perdere la testa sul campo di Palermo, dunque il Pescara ha perso la vetta della classifica. Qualcuno può interpretare che il Pescara ha perso la testa in campo, in effetti non è così perché il Pescara è rimasto in partita fino a 5 minuti dalla fine. Totò De Leonardis, ieri diciamo subito che ci sono state delle problematiche a livello video per la città di Pescara per vedere questa partita, tutto sommato però abbiamo capito un po' il senso di questi 90 minuti. Sì, sì, no, intanto credo che sia stata una trasmissione, non vedevo questi livelli dagli anni 70, dai primi filmati delle TV private dell'epoca. Però in quel periodo si vedevano bene, vergognoso, esatto, cinema, però... nel cinema si vedevano bene. Esatto. No, voglio dire, certo, si resti male perché in effetti, soprattutto per il risultato direi, perché il risultato veramente penalizzante in maniera eccessiva nei confronti del Pescara. Purtroppo Pescara l'ha persa contro la squadra più forte del campionato, c'è poco da dire, insomma il Palermo mi ha fatto questa impressione, già ne parlavamo già da diverso tempo, come forse l'unica veramente delle squadre, quelle date come possibile protagonista, che mantiene le aspettative perché è veramente un organico eccezionale. A parte il fatto che l'unica italiana era il portiere Brignoli in campo, ho visto questo As, che tra l'altro è un centrocampista nazionale svizzero, guarda caso arrivato in prestito dall'Atalanta, a me mi è piaciuto tantissimo, gli altri li conoscevo tra i Koski, Nestorowski e via dicendo, è una squadra molto fisica, anche tra l'altro con tanta gente in grado di arrivare al tiro anche dal limite, cosa che credo che poche squadre hanno, non solo il Pescara, e non a caso un paio di gol sono arrivati in questo modo, grandi tiratori, soprattutto anche tanta cattiveria agonistica direi. A me ha impressionato per esempio all'ultimo minuto un fallo di Struna sul 3-0, un fallaccio di Struna su un giocatore del Pescara, che quello solo se hai questa cattiveria lo fai. Quindi è una squadra che mi ha impressionato, però nonostante questo credo che Pescara, ecco la prima. Dopo cercheremo di capire cosa si poteva fare sì, in sì. più e non è stato fatto. Intanto vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea, non ci sono posticipi questa sera, no? Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. No, questa sera non ci sono posticipi di Serie A e di Serie B, ci sono un paio di partite di Serie C, in particolare la gara dell'Entella nel girone A, 0-0 il parziale in questo momento, Pontedera Virtus Entella, e poi c'è la partita del girone B con il Pordenone che sta perdendo in casa 0-1 con la Triestina. E poi notizie che arrivano dalla Serie B sul fronte panchine che riguardano un pescarese come Fabio Grosso, sono ore di riflessione, ma al momento l'intenzione della società guidata dal patron Setti è quella di confermare Fabio Grosso almeno fino alla ripresa del campionato, poi si vedrà se procedere a un eventuale avvicendamento o se la squadra si riprenderà. Con il Chievo hanno accettato le dimissioni?
In questo momento si sta lavorando alla risoluzione del contratto, quindi Ventura non sarà più l'allenatore del Chievo, si aspetta soltanto l'ufficialità, potrebbe tornare Danna, ma avanza anche l'ipotesi di Mimmo Di Carlo, ipotesi minoritaria anche un altro ritorno, quello di Alberto Malesani. A te. Bene, allora torniamo con i nostri ospiti a commentare la partita di Palermo. Francesco, come l'hai vista questa super sfida della Serie B? Vabbè, Pescara, il Palermo ha confermato di essere una squadra forte, forte in tutti i reparti, anche come singoli. Mi dà fastidio il 3-0, anche se la sconfitta 1-0, 3-0 di solito si dice che è lo stesso, non è così, perché non rispecchia l'andamento della gara. Il Pescara è stato in partita fino alla fine, sì, ha corso qualche pericolo, il Palermo ha creato di più, ha giocato meglio, ha tenuto più possesso palla, però il Pescara non ha demeritato sotto questo aspetto, e partite del genere a volte si possono anche risolvere così con una giocata, che purtroppo non c'è stata, ma è un... Ecco, ti correggo solo una cosa, perché come possesso palla è stato superiore il Pescara. Ah, giusto, il Pescara, ecco appunto, anche questo come possesso palla. E anche nelle conclusioni, non sembrerebbe, ma ci sono Fiori, stati, certo, sì, intendevo dire che il Pescara ha costruito e si è meno del Palermo sul piano della pericolosità. Sì, insomma, questo ecco. Sì, questo sì. Però è un incidente di percorso che ci può stare. Il Pescara resta una delle realtà di questo campionato, e la squadra è la vera grande sorpresa, almeno per i pronostici della vigilia del campionato, è sempre lì in corsa. Questa sosta, se vogliamo, forse arriva al momento opportuno, non tanto perché si è perso a Palermo, ma perché forse per riordinare un po' le idee, magari anche come un po' di riposo per qualche giocatore che è stato sempre in campo, e anche per forse migliorare quella condizione atletica che a volte sembrerebbe un po' carente, ma che sicuramente secondo me non lo è, perché se poi il Pescara lotta fino alla fine vuol dire, certo, che c'è condizione fisica e mentale. Dopo analizzeremo anche gli episodi decisivi, tra poco sentiremo anche Pilloni e Stelloni. Riccardo, cosa ti senti di dire all'indomani di questa prima sconfitta esterna? Abbiamo affrontato una squadra a viso aperto, abbiamo giocato, le partite vengono a volte caratterizzate dagli episodi, e l'episodio questa volta è andato a favore del Palermo per primo. Noi abbiamo avuto comunque l'occasione di pareggiare, abbiamo fatto più possesso palla alla partita, l'ho vista anch'io come l'avete vista voi, tu no perché eri allo stadio, ma l'abbiamo vista a spizzichi e bocconi, però per quello che si è visto non abbiamo mai subito, tranne gli ultimi poi 10 minuti, ripeto sempre per episodi, la pressione del Palermo, l'abbiamo affrontata a viso aperto, abbiamo giocato bene. L'unica cosa che mi sento dire è che in questa partita sono mancate un po' in fase offensiva un po' le fasce, sia Antonucci, che poi è uscito per infortunio, che Marras hanno un po', se vogliamo trovare un po' una critica a questa squadra che ha perso, hanno ecco, un po'... Questo argomento lo affrontiamo tra i temi che prima dicevo con Antonio, cosa si poteva fare, cosa non vi è piaciuto, ecco, sarà uno dei temi. Che cosa mi è piaciuto molto? L'atteggiamento, sì, della squadra mi è piaciuto molto, perché Drinta, è vero, abbiamo affrontato una squadra che ha un centrocampo soprattutto molto forte a livello fisico, ma noi non ci siamo fatti schiacciare, abbiamo avuto le nostre occasioni. Gli episodi sono andati a sfavore, a volte vanno a favore. Certo che se per caso di mio vantaggio noi, la partita, come potevamo andare, la partita sarebbe finita in un altro modo, però è andata così. Luca. Io credo che perdere a Palermo ci possa stare, dico forse una banalità. Cercando gli aspetti positivi, io credo che sia una partita che mister Pillon riguarderà con molta attenzione in questi giorni, approfittando della sosta per cercare qualche variazione sul tema, perché dopo 12 giornate è anche normale che gli avversari abbiano imparato a conoscere i protagonisti dell'11 biancazzurro, quindi magari a limitare, come ha fatto ieri Stellone, gli esterni Antonucci e Marras, hanno trovato un po' le contromosse. Quindi credo che questo possa essere la chiave positiva da analizzare. Poi riguardando gli episodi, sì, ci dice male, perché se magari Balzano, che finora è stato uno dei migliori della stagione, non sbaglia nell'occasione del vantaggio del Palermo, non sappiamo cos'altro può succedere. C'è quella trattenuta in area su Gavillon che è da rivedere con più attenzione. Però lo spirito c'è,
è mancata secondo me ieri la potenza fisica al Pescara, si è visto lo strapotere fisico in quasi tutte le zone, in quasi tutti gli 11 del Palermo, che poi del resto, però non nascondiamoci, il Pescara è lì per merito, ma è tra virgolette un imbucato al primo posto. Il Palermo è costruito per vincere il campionato. Il dottor Rodolfo Bronzi è il nuovo nutrizionista, il medico nutrizionista della Pescara Calcio. Lo coinvolgiamo adesso su un primo giro tecnico, poi parleremo ovviamente della sua professione. Come ha visto la partita di ieri? Ma io sinceramente tutta questa superiorità di gioco del Palermo non l'ho vista. Ora sarò pure forse un po' di parte nella cosa, però di gioco. Come struttura fisica forse in alcuni uomini senz'altro, però come gestione della partita, degli spazi nel campo, dei tempi di gioco, non c'è stata questa grossa superiorità a mio avviso. Inoltre gli episodi, appunto, come diceva giustamente il collega prima, cioè sono stati abbastanza episodici nello svolgersi del gol, sia il primo che quelli finali, voglio dire. Non sono stati espressioni di una superiorità netta e duratura nel tempo. Occasionalmente sono venute fuori queste situazioni. E chi vince ha sempre ragione. Sempre. Diciamo, poi il calcio è così. Sì. Presidente Cicconi del calcio femminile, almeno voi avete avuto un risultato positivo, dopo ne parleremo. Ha visto anche la partita di Palermo, sì. Sì, ovviamente sì, benché faceva le bizze lo so. Il collegamento internet, sì l'ho vista, io ho visto tutte le partite del Pescara maschile quest'anno e mi associo al discorso perché il punteggio rotondo che non inganni, penso che stiamo continuando sempre su una scia positiva. Ho visto veramente solo sottotono particolarmente il Pescara contro il Cittadella, quindi diciamo che sono abbastanza fiducioso che stiamo continuando un percorso ben più che positivo. Andiamo a sentire i due allenatori Pillon e Stellone e dopo commenteremo soprattutto l'episodio del primo gol di Puskas del Palermo, che è stato un po' l'attimo decisivo di questa partita. Andiamo a sentire prima Pillon e Stellone al microfono di Paolo Renzetti. Diciamo che la conclusione, perché le situazioni gol ci sono state anche nel primo tempo, le occasioni le abbiamo avute, solo che non le abbiamo sfruttate, è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione in porta, la stoccata vincente come hanno fatto loro. L'unico rammarico è il primo gol, che secondo me potevamo evitarlo, devo rivederlo bene perché non mi è piaciuto come l'abbiamo preso, però la squadra ha corso fino all'ultimo, ha lottato fino all'ultimo secondo, non ci siamo riusciti a eliminare la partita, ma nel secondo tempo li abbiamo messi nella loro metà campo, fino al 40esimo, fino al momento del 2-1, del 2-0 abbiamo messi lì, abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol, non ci siamo riusciti. Ora è giusto non fare drammi, lei ha detto e ha sempre detto di non guardare la classifica, non la guarda neanche adesso, ora c'è la sosta, probabilmente è una sosta che arriva nel momento giusto anche per far recuperare le forze a qualche giocatore un po' in debito di ossigeno. Sì, arriva in questo momento, cercheremo anche di, c'è qualcuno con qualche problema fisico, di metterlo a posto e di lavorare in prospettiva delle prossime partite. Noi dobbiamo guardare avanti con serenità, perché quando una squadra dà tutto in campo noi dobbiamo essere orgogliosi della squadra, io sono orgoglioso della mia squadra e devo dire che dobbiamo lottare, noi sappiamo che dobbiamo lottare tutte le partite e non guardare quello dove siamo, ma cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. È stata una partita dove il Pescara sapevamo che poteva metterci in difficoltà sul palleggio, perché hanno giocatori di grande qualità, una squadra che davanti ha attaccanti forti e che fino a oggi non aveva mai perso fuori casa, quindi abbiamo cercato di contrastarli il più possibile senza snaturarci più di tanto e abbiamo rischiato poco, siamo stati bravi nell'occasione del primo gol e siamo stati altrettanto bravi nel secondo tempo a chiuderci, loro hanno provato ad attaccare, di conseguenza attaccando in tanti uomini rischi poi di subire ripartenze come abbiamo fatto nell'occasione del secondo e del terzo gol. Quindi è stata una partita dove il Pescara ha tenuto il pallino del gioco, il Pescara a livello di palleggio è stato superiore a noi siamo stati alla fine superiori non solo nel risultato ma a livello di conclusioni. Faccio comunque i complimenti al Pescara che è venuta qua a giocarsi la partita e a non snaturarsi, e hanno fatto comunque un'ottima.
magari. Stellone, questa sera si sono affrontate al Barbera le prime due della classifica, il Palermo in testa secondo pronostico, il Pescara un po' meno secondo lei, lei che tra l'altro a Pescara è di casa, questa squadra potrà recitare un ruolo di primo piano, parlo del Pescara ovviamente fino al termine della stagione? Ma io penso che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, perché hanno giocatori di qualità, hanno un ottimo allenatore che ha già ottenuto grandi risultati nella sua carriera, ha vinto campionati, la società è una società seria, sana, e penso che il Pescara si giochi fino alla fine insomma, la possibilità di arrivare in Serie. Sempre equilibrato, comunque Stellone nelle dichiarazioni ha apprezzato questo atteggiamento del Pescara che non si è snaturato giocando sul campo di una corazzata del campionato. Andiamo dunque a rivedere questo episodio del primo gol di Puskas, perché come diceva Luca sembra che sia arrivato in ritardo Balzano, qualcun altro sostiene che non c'è stata la chiusura di Campagnaro, vorrei sentire il vostro pensiero. Totò De Leonardi. Sì, l'hanno schierati male, insomma, voglio dire, sono molto larghi, credo che sia stato forse l'unico errore sì. Che ha fatto la difesa. Gavion ha fatto bene ad andare sì, dall'altra parte però nessuno, vedi, restano, anche perché dall'altra parte c'era un altro esterno, loro erano anche in superiorità, diciamo, quindi non era facile, però è stata affrontata male, soprattutto lì c'è stata una finta del centravanti, diciamo che no, perché qualcuno aveva dato anche delle colpe a Gravion, invece Gravion no, Gravion era andato a pressare sul giocatore, sono troppo avanti tutti e due, Gravion deve andare lì sì, evidentemente esatto. Campagnaro che era già avanti non è riuscito a recuperare, troppo larghi, mancavano tutti e due, diciamo, sulle, però mettiamoci pure la bravura nel certo. Taglio di Puskas e nella palla, perché tu Luca dicevi che Balzano doveva stringere prima, l'errore no, di Balzano è quello che tiene in gioco, non è allineato con il cioè non è salito? Sì, non è salito e tiene in gioco Puskas nel taglio, perché se vediamo i centrali sono 3 metri avanti rispetto sì. A Balzano che è perso nell'area, nel cuore della rigore, ma ci può stare nel corso di una stagione, di una partita. Siccome l'ho detto, voglio rivedere questo gol. Un pizzico di sfortuna perché Ass fa il tunnel a Gavillon e la imbuca proprio lì. Poi la grande palla. L'episodio quando la giocata è del giocatore del Palermo che sì. Dà la palla in profondità e il taglio di Puskas. C'è cioè, bravura anche da parte dell'avversario. Esatto. E poi sul fatto di Balzano che non è salito, bisogna vedere se questa è ma una squadra. Anche, se vediamo, c'è anche Nestorowski che fa un movimento per allargarsi. Cioè. È bravo anche Nestorowski che crea il varco per l'inserimento. Di Puskas e si allarga, vedi Nestorowski passa a sinistra, Riccardo sei d'accordo? Sì, sì. Sì io ci vedo molto più la bravura dei giocatori del Palermo che un'eventuale distrazione della difesa. È un gran bel gol da parte loro, è un bel gol perché è un'imbucata, l'unico errore forse della nostra difesa è un po' larga, Balzano rimane, non riesce a salire perché con la coda dell'occhio vede lateralmente il giocatore, quindi lui si gira, vede là, non può rientrare perché teneva d'occhio anche al è vero che il Pescara ha subito troppi gol, questo diciamolo, perché non nella partita di ieri in generale sono 12 credo le reti subite finora, soltanto in una circostanza non ha subito i gol, ma andiamo con ordine, perché prima Luca Pennese sollevava il discorso. Credo che Pillon, come molti sostengono, abbia dato fiducia quasi sempre alla stessa squadra. Pensi che abbia pagato anche questo nel tenere l'aspetto atletico, anche se la squadra è rimasta bene in campo fino alla fine, o parli di nuovi, non correttivi, nuove indicazioni che possono nascere? Sono due facce della stessa medaglia, magari ci sono aspetti positivi e negativi, però anche perché questa squadra è prima in classifica, assolutamente. Quindi i risultati quindi sono arrivati. È ovvio, no, che i risultati hanno premiato il lavoro di Pillone, che da 5 mesi lavora su quel modulo, con quegli uomini, con quegli interpreti, però magari ieri nel momento in cui Stellone ti marca gli esterni con 2 difensori forti,
non lo so, mi viene in mente, puoi accentrare, puoi mettere un fantasista, puoi giocare con le due punte e magari creare un attimo di confusione nello schieramento avversario. Insomma, fare qualcosa di diverso. Ecco, magari quello potrebbe essere mancato a Pilloni in questa circostanza. Ovviamente per noi è semplice con il senno del poi alla luce del risultato. Se ieri fosse finita in maniera diversa avremmo continuato ad elogiare il mister. Alla luce di quello che è successo, magari si poteva immaginare un qualcosa di diverso, magari non so se lui ci lavora in settimana, se lo potrà fare, se potrà cogliere questo aspetto. Allora ti chiedo, Antonio, vi chiedo cosa si poteva fare di più a Palermo? Totò. Ma guarda, io appunto non sono d'accordo, perché è chiaro, quando non riesce a sfondare sulle fasce laterali, probabilmente è anche merito dell'avversario, insomma, perché in effetti sia Antonucci ma soprattutto Marras ha sofferto questo tipo di marcatura da parte dell'avversario. Pescara, a parte quei primi 10-15 minuti, non erano in ottime condizioni fisiche. Sì, esatto, c'era anche questo. Io non credo che fosse il Pescara, secondo me se l'è giocata come la doveva giocare al netto di quell'errore sul gol, però voglio dire, anche nel momento migliore del Palermo il Pescara l'ha giocata la partita, l'occasione è stata, io credo che in quel momento il migliore in campo sia stato Machin, ha avuto mezz'ora di grandissimo calcio e qua in qua ne hanno provato anche a sfondare al centro, c'è stata un'occasione in cui Machin piuttosto che tirare ha passato la palla male al compagno e quella è stata una grandissima occasione. Il contropiede nel primo tempo con Antonucci, esatto, sì. Voglio dire, sul piano tecnico credo che Pescara l'abbia giocata nel modo giusto, ora sì, però, dire, pensare di stravolgere questo tipo di assetto, anche perché i cambi tra l'altro ma tu pare non ho capito, no, magari ieri, no, di uomini. Ieri che ne so, metti Brugman vertice alto, togli gli esterni, metti due punte, cambi, cerchi di togliere la Stellone l'ha preparata, no? L'ha studiato per Pescara per tutta la settimana, sì. Sa che giochi con due ali, con il riferimento Mancuso, magari metti Brugman, Mancuso e Monachello, deve fare dei tentativi, deve fare... provi alla fine, visto cioè, la squadra prima in classifica che ci è arrivata proprio perché sta giocando in questo modo alla vigilia di Palermo, deve inventarsi qualcosa visto che il tuo avversario in quel momento ti sta inibendo, perché tu non hai fatto hai creato occasioni con Antonucci e Marras, hai avuto un tiro di Campagnaro e l'occasione del secondo tempo con Mancuso che è arrivato di là. Ho capito più, che dovevi però fare di più? Puoi cercare anche di cambiare diverso. Qualcosa non ho capito sì, la vedo no. Completamente diversa in parte da quello che dice Luca, perché secondo me il Pescara non è riuscito a fare, al di là magari di una giornata non brillante di tutti i giocatori che ci può stare, ma non è riuscito a concludere o a esprimersi come ha fatto altre volte, perché come avversario ieri aveva una squadra più forte di te. Ora che la classifica diceva prima della giornata di ieri che il Pescara aveva un punto in più del Palermo, questo è innegabile, lo dicono i numeri, ma è anche innegabile che il Palermo è una squadra più solida di tutte quelle che il Pescara ha incontrato fino ad oggi. Lui dice a 20 minuti dalla fine, a mezz'ora dalla fine provi a cambiare, però forse quello è stato quel momento che dici tu, poi non ti interrompo più, è stato forse il momento migliore del Pescara, che aveva il pallino del gioco, poi non è riuscito a concludere o a brillare o a trovare la giocata come altre volte. Io non è che voglio dare per forza, come posso dire, un attenuante, una scusa al Pescara, ci metto dalla parte che davanti avevi una squadra qui anche per questo, perché ognuno sì, devi valutare che davanti avevi, è come quando è stato il Cittadella, qui il Cittadella ha meritato perché quel giorno, e magari il Cittadella non è a oggi, poi fra quattro mesi non lo sappiamo che succede, più forte del Pescara, però quella partita l'ha indovinata meglio del Pescara e tu hai perso. Ieri, oltre a quello che il Palermo è riuscito a fare e il Pescara non è riuscito a fare, è perché di fronte avevi una squadra che abbiamo detto che fisicamente è più forte, tecnicamente ha giocatori di grosso valore. Riccardo, sì, dopo vengo allora, dal sono
D'accordo con tutte e due, però voglio andare a spendere una parola. No, voglio spendere una parola per Luca, perché a un certo punto, se sulle fasce lo sfondi, tu puoi inserire un centrocampista, Melegoli, Bonachello, e giocare, con un 4-4-2 e provare a vedere di risolvere la partita in un altro modo. Questa è una soluzione, però per quanto si è visto in campo, al di là lui ha cambiato sempre il suo ruolo, però non è che la squadra non ha creato occasioni, è per questo che credo che il mister non abbia voluto cambiare. Perché comunque noi così l'abbiamo avute, meno sicuramente di altre partite, ma comunque traevamo, ed è vero che il secondo tempo per me è stato giocato molto meglio che il primo. E quindi in quel momento come fa un allenatore a cambiare se nel secondo tempo la parte centrale era il Pescara a giocare meglio? No. È vero che il Pescara lo va a rimontare, però in quel momento lì, ossia, non vedi una squadra, l'allenatore dalla panchina non vede una squadra spenta e non cambia. Al di là di uno o due sostituzioni, ti sto dicendo che una soluzione era quella di Luca, perché l'inserimento di Greco, esatto, ma era una soluzione. Ma nel momento in cui tu trei, ha modificato la squadra nel secondo tempo, era una soluzione. Ma nel momento in cui tu comunque trei l'occasione, noi abbiamo giocato meglio il secondo tempo del primo. Quindi è vero che abbiamo preso il gol, è vero che abbiamo preso 3 gol, però è anche vero che comunque la squadra c'era. Quindi a questo punto è inutile, secondo me, snaturare il gioco, perché comunque le azioni le creavi. Non è che eravamo chiusi sulle fasce, ma poi con l'inserimento anche del Sole, noi comunque sulla fascia siamo andati. Se mi permetto velocemente, prima Enrico diceva è una squadra che ha subito molti gol. Dopo tocchiamo il discorso difesa. Ma te lo dico subito, ha preso 5 gol però nelle ultime due partite. Sì. Prima di queste due partite aveva preso solo 7 gol. In quante giornate? Quella di ieri che giornata è stata? 12esima. Quindi nelle prime 10 giornate aveva preso solo 7 gol. Sono tutti segnali, come posso dire, di solidità, che poi quasi sempre ha preso un gol, ossia non è che per 3 partite di seguito il Pescara. Quando tu per 40 minuti comunque cerchi di contestare il Palermo, magari gli ultimi 5 minuti che non ce la fai, cala la cosa psicologica e prendi magari gli ultimi 2 gol. Ci può stare, non è il numero di gol. Adesso noi non stiamo commentando il gol. Quello ha fatto il secondo gol che ha fatto. È stato un gol che se lo fa uno dei 7-8 giocatori di Serie A che vanno per la maggiore, se ne parla per un mese. Prima voleva inserirsi mettici anche quello. Discorso. Sì. Generale del modulo degli uomini. Appunto, cioè io entriamo nel tecnico. Appunto, no, ci no, divertiamo. No, eh? Sì. No, l'impressione che ho io è che nell'organico del Pescara siano tutti ragazzi che debbano giocare assieme armonicamente. Quindi il gioco si costruisce nel tempo, cioè così. Estemporaneamente che qualcuno che all'improvviso possa risolvere perché è introdotto in un contesto le cose, sempre può essere, però non mi sembra che ci siano così. Mi sembra che invece i risultati siano dovuti a un lavoro che è iniziato molti mesi fa, soprattutto dal mister fatto e da tutto lo schema, e quindi cioè, cambiare allora dice, bisogna in andare difficile. Avanti sempre, sì, con questo modulo assolutamente. Totò. Beh, sì. Secondo me sì. Sì, secondo me sì, sì, anche perché ha delle alternative validissime. Voglio dire, da una parte l'abbiamo visto con Lecce, se esce Marras che ha caratteristiche da attaccante esterno, entra Del Sole che ha caratteristiche da attaccante esterno ma con qualità diversa, cioè che è capace di arrivare con più frequenza al tiro. Voglio dire, finora quello che stiamo vedendo è questo, e io credo che... Dire, forse siamo un po' scoperti dopo l'infortunio di Capone sulla fascia sinistra, perché lì si deve sacrificare, sì, Mancuso quando non regge. Quanto non regge, esatto. Però la squadra, quella che secondo me ha fatto bene anche a Palermo, nonostante i 3 gol, è quella, voglio dire. Adesso magari può essere qualche problema di condizione, qualcuno è stanco, anche la sosta arriva forse anche al momento giusto, perché alla fine è bloccato. Chiedo, potrebbe provare di più la conclusione in porta questa squadra? Sì, il problema è, secondo me anche nelle corde di Antonucci e Marras, secondo me di caratteristiche sono stati bravissimi finora, no? Sì, però sì, manca il gol a due però a me hanno impressionato proprio quelli del Palermo per la capacità di arrivare al tiro, ma quelli ce l'hanno il tiro, voglio dire, quelli che hanno fatto gol, stesso Nestorowski, As, tutti quanti, gente che arrivava al limite dell'area e tirava. Noi queste caratteristiche non le abbiamo, tant'è vero che l'unico tiro da fuori l'ha fatto Campagnaro, voglio dire, sì, che è arrivato da fine. Mentre invece, che so, lo stesso Del Sole per arrivare al tiro deve tirar fuori, voglio dire, un tiro, non è un tiro a giro, insomma, il tiro secco che ci hanno fatto vedere questo è il Palermo.
vero che Pescara tira di più, ma loro hanno tirato almeno 12 volte, 12 o 13 dal limite dell'area e con una forza notevole. È quello che purtroppo non abbiamo, è ovvio. Molti pensano che in fase offensiva ci si debba aspettare giocata di Mancuso per andare in gol. Esattamente, perché l'unica risoluzione Monachello, vera... Monachello, vabbè, tre reti ci può stare anche perché ha giocato anche in nero. La soluzione vera è quella, più voglio dire, anche Del Sole, quello che ci ha fatto vedere, ma anche ieri il ragazzo è entrato bene in partita, solo che era un momento difficilissimo in cui la squadra avversaria si difendeva. Luca, la giudaggine di andare al tiro, di cercarlo, l'ho provato, poi magari ieri è stato poco brillante. Ma a Pescara mancano i gol degli altri centrocampisti, ma manca qualche gol di Memusciai, qualche gol di Brugman in questa fase. Vorrei rivedere Melegoni, che la partita che ha giocato l'ha giocata molto bene ed è un po' più offensivo magari come caratteristiche degli altri tre centrocampisti. Quindi magari non è detto che se non metti un centrocampista e un attaccante metti il centrocampista non trai comunque quello che stai dicendo. È un altro aspetto, però. Si chiama anche Menegoni, è uno che va sugli spazi, cioè non è uno che tira da fuori. Però può essere l'alternativa che più potenza. Perché sul piano della qualità tecnica credo che questa squadra centrocampo non abbia rivali. Adesso viene a mancare anche l'alternativa Canutè in mezzo a campo. Canutè potrebbe essere l'alternativa magari per mettere un po' più avanti Brugman, come diceva Luca, in certe situazioni ci sta, però voglio dire, uscire fuori da questo seminato credo che sia fuori luogo, soprattutto perché, ripeto, la partita di Palermo a mio avviso è stata positiva, la conferma che questa è una squadra che vale al di là del risultato, contro la squadra che è la più forte del campionato, c'è poco da fare. Comunque, avvertito cali a livello atletico? E questo no, assolutamente no, perché insomma la seconda parte della gara l'ha fatta il Pescara, quindi voglio dire, l'ha fatta con continuità, no? Nonostante questi avessero una difesa molto molto forte, arcigna, dura, il Pescara però ha tenuto il pallino del gioco fino al raddoppio loro, voglio dire, quindi questo dimostra comunque... Allora vi chiedo, e poi chiudiamo il discorso sulla partita di ieri, facciamo un discorso più generale. Cosa non vi è piaciuto? Il risultato, il due gol alla fine. Questa è una risposta. Mi danno un fastidio quei due gol alla fine che tu nemmeno immagini, ma non perché oggi i giudizi sarebbero stati diversi, perché un aspetto numerico. Non ti è piaciuto il passivo troppo pesante? Dei 90 minuti. A me non è piaciuta l'azione che ha portato al primo gol, cioè in effetti lì credo che anche lo stesso allenatore abbia avuto questa sensazione. Lì Pescara questo errore non ce l'aveva ancora fatto vedere, un gol così non l'aveva mai subito, in cui la squadra si apre e quello arriva da solo su un lancio comunque bravissimo lui, però leggibile, nel senso che ha imbucato la palla al centro, dove però questo è scattato da solo. Se Maurizio ce lo fa rivedere, ha ragione lui, ma se lo rivediamo, guardate di là, stanno in quattro, uno largo che resta là e che mette in affanno il difensore. Però pure noi il pescaresi sono in quattro, vedi? Siamo quattro a difendere, sono messi male. Esatto, i due centrali, perché quindi esce, è un errore proprio. Esce Gravillon, Campagnaro che era a metà, non riesce a recuperare. Tanto chiaro. Però c'è tanta bravura da parte del Palermo, almeno la sconfitta. Io gioco mai per perdere. Luca, la cosa che non ti è piaciuta? Sì, la sconfitta, il perdere il primo posto, perché andare in vacanza per una settimana della sosta. No, però abbiamo sempre detto che la classifica non bisogna vederla, quindi non la vedevamo quando eravamo primi, però non la vediamo nemmeno adesso che siamo secondi. No? Io, comunque secondi a maggio va bene. Ciccoli, cosa non è piaciuto ieri a Palermo? Non drammatizzerei più di tanto, perché io rispetto sempre il valore degli avversari e gli avversari hanno meritato, hanno fatto la loro partita, ci hanno contrastato bene e hanno fatto i gol al momento giusto. Oltretutto direi anche che bisogna sottolineare che il Palermo ha una partita in meno di noi, quindi virtualmente potevano essere già primi ieri sera prima di incontrarci. Di tutti gli squadroni, prendo il discorso fatto all'inizio della stagione da Totò, di tutti gli squadroni che si ricevono all'inizio, Benevento, Brescia, Perugia, Verona, Crotone, l'unica squadra che si è confermata è il Palermo, ma non solo per i risultati. C'è stato il cambio dell'allenatore, ma là è tutto un ambiente con Zambarini un po' particolare, ma perché è l'unica squadra che ha confermato la solidità dell'impianto. Riccardo?
I primi 20 minuti del primo tempo non mi sono piaciuti molto, perché non affrontiamo mai la gara dall'inizio con grinta, aspettiamo sempre dopo il 20° a giocarci la partita. Infatti al primo minuto potevamo subito prendere gol. Questa disattenzione è da qui l'allenatore deve molto lavorare su questo punto, perché noi potevamo prendere gol al primo minuto sulla battuta del calcio d'inizio. I primi 20 minuti non mi piace, perché vorrei una squadra che è più attenta, invece la squadra tende a svegliarsi un po' dopo. E poi nulla, per il resto ti ho detto prima, non siamo stati inferiori al Palermo come gioco, e non cambierei assolutamente il modo di gioco, perché va bene questo. Bene, allora andiamo in pubblicità per la prima volta, dopo il discorso con il dottor Bronzi e anche con Andrea Cicconi, ma torneremo a parlare anche di questo momento della squadra biancoazzurra quando siamo arrivati alla sosta di campionato. A tra poco. Da sabato 10 novembre, Notti d'Oro a Montesilvano, inizia una vendita promozionale su pigiami grandi firme. Pigiami e vestaglie Image, Liu Jo, Patrizia, Jaloe, Noi di Notte. Oltre 10.000 capi a prezzi da ingrosso, a partire da €19,90. E sulle idee regalo natalizie, un ulteriore sconto del 20% alla cassa. Grande vendita promozionale su pigiami e vestaglie da Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Ricorda, dal 10 novembre Notti d'Oro conviene. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada Provinciale Peratri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici, e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile, che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21:42 minuti, allora rientriamo, andiamo da Andrea Costantini, se ci sono aggiornamenti, non so, sui posticipi, qualche altra notizia, Andrea? Sì, intanto in Lega Pro al momento due successi esterni stanno maturando, perché l'Entella continua il suo ottimo momento ed è in vantaggio a Pontedera 1-0, mentre nel girone B la Triestina è in vantaggio 2-1 sul campo del Pordenone. Poi diamo un'altra notizia del giorno che riguarda il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ex calciatore ovviamente del Pescara, che quest'oggi ha conquistato la sua quinta panchina d'oro in generale, 4 più una conquistata ai tempi del Sassuolo quando allenava in Serie C, dunque panchina d'oro, la quinta per Allegri. A te. E ovviamente i complimenti all'ex pescarese Massimiliano Allegri. Allora vorrei ripartire dal dottor Rodolfo Bronti, questa nuova figura nel Pescara Calcio, il medico nutrizionista, anzi la prima esperienza sta andando benissimo perché la squadra è stata fino a ieri prima in classifica, può darsi che ci torni la prossima partita perché il prossimo turno ci sarà Verona-Palermo, quindi è un anticipo, però la classifica, ribadiamo sempre, la vedremo a marzo-aprile, anche per voi del calcio femminile è presto per parlare di classifica, anche se state bene. Allora, dottor Bronzi, intanto, come è nata questa nuova esperienza? Perché lei è pescarese, quindi la Pescara Calcio per la prima volta si avvale di una figura professionale di questo genere. Come è nata? Beh, allora, io conosco, sono amico del presidente da tantissimi anni e parlavamo spesso delle problematiche della nutrizione nell'ambito sportivo. L'anno scorso questa esigenza si è sentita più importante nella società e anche per, diciamo, interposizione di Andrea Gessa. Gessa, sì. Sì, sì. Ne abbiamo parlato per poter vedere se c'erano le situazioni per seguire dal punto di vista nutrizionale in maniera organica e congrua tutti i ragazzi della Pescara Calcio, non solo la prima squadra ma anche le giovanili. E quindi il rapporto è iniziato l'altro anno praticamente. Quindi da capo hanno ricominciato. Da capo, tutto quanto. Beh, allora poi è stata abbastanza... Come l'hanno accolta? Meglio che non lo dico. No, no, no. Beh, bene, solo che indubbiamente, cioè, come dire, gli aspetti nutrizionali spesso sono antitetici con uno stile di vita normale, soprattutto di ragazzi giovani. Quindi all'inizio, quando abbiamo fatto l'elenco così grossolano dei cibi che si dovevano mangiare e quelli che non si dovevano mangiare, mi guardavano come se fossi un marziano che parlava di cose del genere. Però piano piano si è cominciato un po' a strutturare il discorso. Scusa, un esempio di una cosa che non devono mangiare i calciatori. Beh, la Nutella, la Nutella e la Coca-Cola, cioè, hanno rivoluzionato la vita a questi ragazzi. Sì, ma la Nutella già, voglio dire, è abbastanza nota, ma anche cose più banali, per esempio le farine bianche sono antitetiche, le farine raffinate, gli zuccheri raffinati all'attività sportiva. Per cui noi dobbiamo tenere presente che abbiamo a che fare con dei ragazzi che, insomma, sono nel fiore della loro gioventù e quindi è difficile limitarli in maniera congrua, perché un conto è parlare di schemi scientifici e un conto è portare nella quotidianità l'applicazione di questi schemi. Adesso ci arriviamo, a un discorso collettivo o singolarmente sono state fatte? No, fondamentalmente è stato fatto un discorso collettivo. Per motivi medici proprio. Vabbè, eravate in ritiro, lì era più facile. Molto facile, quindi le tenevamo un po' sotto controllo, quindi cose tolte era semplice. Un po' più difficile adesso, però va bene lo stesso, cioè, voglio dire, sono molto attenti, diremmo, quasi tutti. Ma lì sono stato molto aiutato dall'esperienza al riguardo che avevano alcuni giocatori più esperti della squadra, come per esempio Campagnaro, che per me dovrebbe prendere una laurea in medicina per come è addentro alle problematiche, cioè, sicura da solo. Sicura da solo, e anche altri come Fiorillo e anche altri ragazzi, e poi anche qualcuno che veniva da realtà diverse tipo la Lazio, l'Atalanta, dove fanno dei discorsi nutrizionali e questa importanti. Figura ce l'hanno un po' tutte le squadre, ce l'hanno tutte, tant'è vero che adesso la federazione ha fatto un convegno, no? Nazionale, sì. Due settimane fa a Firenze, a Coverciano, dove ci siamo un po' riuniti per cercare di farci fare a tutti un discorso un po'... Ecco, a proposito di Campagnaro, quando questi giocatori, non so, tornano nei rispettivi paesi, poi
cosa succede? Perché molti quando rientrano hanno un peso superiore. Sì, Campagnaro no, cioè, non, a me Campagnaro sta, è molto attento all'alimentazione nello specifico, altri possono prendere del peso. Allora è chiaro che appunto il peso è l'indice di riferimento per capire se sono stati attenti, perché già con un regime alimentare attento si perde peso anche senza fare grandi attività. Quindi associando un regime alimentare e un'attività dovrebbero perderlo il peso. Se l'aumentano vuol dire che qualcosa è successo. Cioè è normale, no? Cioè è semplice. Ma questo riguarda anche noi un po'. Tutti quanti riguarda questo. Ma ripeto, questo devo dire che sono attenti, perché poi i ragazzi sono molto attenti. Allora, possiamo dire in breve quali sono state le principali novità, cioè quali ingredienti ha detto allora, quando di evitare si fa una preparazione, o ha proposto? Allora, negli schemi attualmente, no? Sì. Questo che viene seguito un po' in tutti gli sport, ma soprattutto negli sport di squadra, è che ci sono quattro fasi nella preparazione di un atleta, di un giocatore. Cioè, quindi c'è il potenziamento muscolare, il rispetto quindi del pH e dell'equilibrio dell'azoto e la disintossicazione dopo lo sforzo. Cioè, tutti fanno così, praticamente, più o meno così. E allora ci sono degli alimenti congrui a questa cosa e ce ne sono viceversa altri che sono deleteri per la cosa. Allora, quelli più deleteri sono le farine raffinate e gli zuccheri. Quindi a sti ragazzi, digli, capito, da oggi non si mangia più la pasta bianca, fu un mezzo shock. Cioè, bisognava passare alla pasta integrale, al riso integrale, a tutte queste robe qui. Abbiamo fatto bene a non fare i calciatori. Porco mondo, quindi, oppure lo zucchero, oppure gli affettati, bisogna ridurre la quantità per il fatto del... Ma per i zuccheri che si intende? È il glucosio. Tutti l'oggi. Il glucosio in sé non è il massimo se diventa la base dell'alimentazione. Ovviamente bisogna gestirli nell'arco sia della giornata sia del momento della settimana, cioè nel giorno prima della gara, nei giorni successivi o nella preparazione. Allora bisogna dire che sia il mister Pillon che il professor Tafur, che sono praticamente il preparatore, no? Sono molto attenti a questo discorso, perché sennò ecco, è difficile. Pillon come ha preso questa presenza? Pillon nuova? È stato molto disponibile e si vede che è una persona dalla quale c'è solo da imparare, perché conosce di queste situazioni. Ha demandato tutta la situazione al professor Tafur, no? Preparatore atletico, col quale prima di iniziare la preparazione abbiamo avuto degli incontri a due, cioè, così per poter pianificare le cose da fare. E io mi sono messo a disposizione, gli ho detto ditemi cosa vi serve a seconda dei periodi, delle cose che più vi occorrono. Quindi nella prima settimana di preparazione sarà fatto un discorso, nelle successive altro, se ne fa un tipo di alimentazione. Noi dobbiamo capire, questo nella fase di ritiro mi sembra che sia stato un compito più facile, perché il giocatore sta in ritiro, sì. Quindi fa dei sacrifici, sì. Poi inizia il campionato e c'è una vita quotidiana. E questo è molto difficile. Ecco, cosa succede? Chi li controlla? No, ma sono bravi, cioè, sì. Sono quasi tutti. Rispettano. Si dovrebbero controllare loro. Allora, qui è chiaro sta la loro professionalità. Sta la loro professionalità e sono tutti dei bravi professionisti. È chiaro che il giocatore più grande nell'età apprezza di più la motivazione. Poi bisogna capire una cosa fondamentale, che nel calcio, nello sport calcio, il discorso alimentare, a parte alcune società di riferimento, tipo la Juve, di cui si parla tanto, ma hanno il miglior nutrizionista che c'è adesso, che si chiama Matteo Pincella, è molto molto preparato, e tanto che l'hanno prestato alla nazionale, cioè è lui che gestisce la cosa, è lui che ha organizzato questo convegno a Coverciano. Sì. Allora, quindi a livello di queste società il discorso è molto... ad alto livello, viene fatto ad alto livello. Ma li allineate tutti con no. Gli stessi ingredienti, non so, il piano alimentare è uguale un po' per tutte le società di calcio? Eh sì, allora non è che è uguale, allora nella preparazione del calciatore ci sono delle differenze rispetto agli altri sport. Cioè negli sport per esempio di endurance, negli sport individuali, nel nuoto, nel podismo, nel ciclismo, la cosa principale è la resistenza al lattato, cioè come il giocatore gestisce il proprio acido lattico. Sì. E quindi ci sono degli schemi da fare per migliorare questa cosa. Nel calcio è difficile, perché è un gioco, ci sono le fasi, i tempi, per cui sviluppare una resistenza al lattato
è difficile, molto, è quasi impossibile, perché c'è una palla che gira, quindi non è che... Questo fa sì che delle volte ci stanno dei momenti in cui sembra che qualcuno cala, un altro sale, ma quello dipende dal fatto che in quel momento un po' la benzina per qualche minuto finisce, bisogna recuperare. Quant'altro. Per capirci, cioè, con l'aspetto muscolare trae ovviamente benefici, da questo. Ha visto giocatori più esplosivi rispetto allora, a quest'estate? No, questo bisognerebbe chiederlo a loro, poi dal mio punto di vista mi sembra di sì, ma non è tanto questo, la cosa che può essere un motivo scientifico e quindi di indagine scientifica è il fatto, obiettivo ad oggi, potrebbe essere casuale, ma insomma è difficile che lo sia completamente casuale, il fatto che grossi infortuni da usura non ci sono stati, certo, quindi sicuramente quello che abbiamo fatto... Quello che abbiamo fatto non gli ha fatto male, cioè questo già è un dato molto semplice. Inoltre, per esempio, basta vedere l'ultimo gol che ha fatto Nando, nell'azione di contropiede era il 94esimo, erano in 5 che attaccavano. Quindi sembrano generalmente abbastanza brillanti. È chiaro che nell'ambito dei 90 minuti ci possono essere delle fasi che, di down, un po' scendono. In effetti però, la squadra sta bene sotto il profilo. Lo dicono tutti. Ora si questo vede, chiede, si vede. Ecco, lei nominando Del Sole ha parlato di alimentazione, il gruppo. Ma nel gruppo c'è il giocatore più alto, giocatore con una muscolatura diversa, giocatore... No, ha detto individuale prima. Di gruppo ed individuale. Di gruppo individuale. Allora, il discorso... quando prendiamo Campagnaro, il fisico di Campagnaro e il fisico di Del Sole. Giustissimo. Ragazzo di 19 anni, giocatore di 37 anni che deve conservarsi e giocatore che deve crescere anche da un punto di vista atletico di struttura. Come si fa? Nasce ancora prima la cosa. Allora, l'alimentazione, la nostra è la alimentazione oppure... nasce al momento della nascita. Questo può sembrare strano, ma è così. Cioè, praticamente dipende dalla flora batterica intestinale. La flora batterica intestinale si sviluppa nei primissimi giorni di nascita, perché il bambino nella pancia della mamma è sterile. E dipende molto dal genitore, dalla mamma che l'ha partorito. Bene. E dipende molto da dove è stato partorito. Cioè, la flora intestinale di un ragazzo argentino è completamente diversa da quella di un ragazzo che, senegalese o italiano. E quindi come si fa? Allora, tutto il mondo lo sta facendo. Allora bisogna cercare di fare degli schemi alimentari che sicuramente non nuociano. Invece di stare a pensare in primis di fare delle cose che gli fanno bene, si fanno delle cose che sicuramente non gli fanno male. Che già è un passo. Che è già stato codificato. Queste non sono idee personali o di altri colleghi, sono stati gli organi scientifici che hanno codificato una serie di alimenti che sicuramente riducono la performance e che sarebbe meglio limitare se non eliminare dalla dieta. Loro stanno a un livello che la stanno limitando molto, tutti. Certi, alcuni l'hanno eliminati, altri la stanno limitando e per me si vede, insomma. Ma dopo dimmi Riccardo, vuoi fare una domanda? Sì. Per te vuoi una dieta personalizzata in diretta? Beh, questa me la fa dopo. No, questa me la fa dopo. No. Volevo chiederti, sì. Quindi l'ottimo sarebbe dal tuo ragionamento che a fine primo tempo un atleta mangiasse. Dovrebbe mangiare, ma per tenere la performance dei 45. Allora, tutto è stato pianificato. Allora, ti sei colazione... stupito di questa domanda, Bravo. Grazie. Una volta che ti vedo bravo. Proprio se volessimo dovremmo dire che dovrebbe mangiare dei carboidrati a basso indice glicemico, perché così gli durano tutti i 45 minuti. Sarebbe? E dei dolcificanti non legati allo zucchero, perché lo zucchero è alto indice glicemico, ma ci sono tantissimi in commercio che si possono utilizzare come sostituti. E infatti questo, cioè noi abbiamo cercato, ma sempre per mettersi a completa disposizione del team tecnico, di pianificare una dieta e un'alimentazione a seconda delle fasi della giornata e della preparazione. Allora, per esempio, normalmente è meglio mangiare più proteine nei primi giorni della settimana e viceversa più carboidrati in prossimità dell'incontro, perché è inutile se uno mangia una bistecca prima di andare in campo, cioè non la digerisce, rimane sullo stomaco, non è che ci vuole tanto a capirlo. E viceversa è bene mangiare carboidrati. Bisogna dire che la cultura del calcio alimentare, del calcio italiano, a sentire anche persone che hanno giocato qualche anno fa, era uguale per tutti.
cioè quelli mangiavano riso in bianco e filetto, quello si mangiava, tutti quanti mangiavano. Già da qui, le tira col pescato. Il pomeriggio, se si giocava la sera, la merenda, le crostate. La crostata di zucca. Ma qual era di perché questo funzionava più o meno? Allora la benzina era uguale per tutti e quello che faceva la differenza era il DNA della persona. Chiaro, la differenza. E poi c'era un altro fatto, che la maggioranza dei giocatori delle squadre erano della stessa etnia, tra virgolette, cioè erano tutti italiani, cioè Mazzola e Rivera più o meno mangiavano uguale e avevano lo stesso microbioma. L'Udinese, per esempio, che su 25 giocatori ce n'ha 26 stranieri, come funziona? Ma tutti si stanno organizzando così e devo dire che ho avuto un... ci sta anche chi sta cercando di anticipare anche i tempi, tipo il Sassuolo, che stanno mettendo ora solo alimenti biologici o addirittura biodinamici, cercando di evitare tutti quelli che possono essere contaminati. Hanno contattato delle ditte perché hanno visto che, tra virgolette, anche se nell'1%, nel 2%, è chiaro che il massimo sono gli atleti e chi li allena, e questi sono quelli che fondamentalmente sono le variabili che incidono di più. Però tutto il resto deve... Chiedo scusa. Ci piace questo discorso? No, poi adesso, fa parte per chiudere, chiedo scusa, per chiudere, ma no. Io... Come no? No. Non i giocatori, che me ne frega dei giocatori, dico, noi una chitarrina ce la possiamo mangiare, sì. Sì, certo che sì. Certo. Ah, meno male. Dopo il dottor Bronzi ci dirà cosa ha portato di novità nei piatti, nella seconda tornata, perché... Sì. Quindi la mia domanda personale, poi, che serve per la mia squadra, la faccio dopo. Ma io sono... Facciamola dopo quando parliamo della squadra perché di calcio femminile. Per le donne cambia questa cosa. No, cosa? Diciamo dopo. No, per le donne dico cambia l'alimentazione. Credo di sì, credo. Dai. Poi il dottore... No, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. No. Luca, torniamo da te, perché a proposito di questa sosta di campionato, ecco, molti sostengono che la squadra bianco-azzurra, noi non siamo d'accordo, però ne parliamo, abbia avuto un calo nelle ultime quattro partite, cioè in casa con il Cittadella, poi a Cosenza, con il Lecce ha sofferto fino alla fine e arriva questa sconfitta di Palermo. Sei d'accordo che c'è stato un regresso sul piano del gioco o no? O fa parte del campionato avere anche un ciclo dove si è meno brillante? Non credo che sia legato alla sosta che è stata fatta, credo che sia... nell'up and down di una stagione è normale poter incontrare un periodo in cui la brillantezza non è la stessa. Però forse è mancato un po' di costanza perché si è accesa e si è spenta la squadra. Io ho visto il primo tempo di Lecce meraviglioso. Bellissimo. Mezz'ora di difficoltà nonostante la superiorità numerica, e poi il grosso finale con questo exploit che ha portato i tre punti. A Palermo un avvio un po' timoroso, contratto, poi la reazione nel secondo tempo. Credo che siano episodici queste fasi. D'accordo, sì. 100%. No, credo che, no. Credo che sia normale. Sì. Dai. Io invece credo che le soste, e il Pescara ogni mese ha una sosta, non facciano bene alla squadra, a mio avviso. Perché comunque rompe quello che è un normale allenamento di una squadra, perché noi ogni mese, adesso c'è la nazionale, comunque è vero che... Solo noi questo c'è. Come? Solo al Pescara succede? No, noi abbiamo anche la sosta nostra di aprile, di dicembre, sì. Dove dobbiamo... Non comunque... hai capito la domanda, succede solo al Pescara o a tutti quelli che si prendono? No, succede a tutti, però ho capito, ma io sto dicendo che ad una squadra che entra in forma, la sosta... può essere dannosa. Ad una squadra invece che deve recuperare, noi dopo la sosta abbiamo perso qualcosa nelle ultime quattro partite. Non mi risulta. A me secondo, sì. Secondo me al Pescara Mendre va benissimo. Non mi risulta. Perché considerando che giocano praticamente, diciamo quasi, gli stessi, e gli inserimenti sono sempre gli stessi, e non vuole essere una critica a Piloni, ci mancherebbe altro. Perché siamo secondi in classifica, se continuiamo con questo trend, 22-22-22. Magari. Il paradiso lo dovremmo trovare. La sosta, due giorni, adesso riprendono mercoledì, quindi due giorni di più,
è un allenamento senza il dover pensare subito alla partita, quindi anche un modo diverso di approcciare l'allenamento quotidiano. A prescindere dal discorso della sosta, tu nelle quattro partite hai trovato un qualcosa non di mi diverso, è sembrato, no? Perché bene. Se ieri è vero che dovevamo rimontare, ma se è vero che nel secondo tempo, come è vero, abbiamo tenuto il pallino ed era una squadra viva, ecco perché torno al discorso. Noi prima della quando sosta avevamo facile, gli ultimi due gol. Un trend migliore, comunque io sto dicendo che la sosta di per risultati me o di, rendimento? Di risultati e anche di rendimento. Antonio, non sei d'accordo su assolutamente questo? Assolutamente no, ma non perché lo dice lui, perché i fatti ci dicono questo. Ieri la parte migliore l'abbiamo vista nella ripresa, la partita precedente l'abbiamo vinta negli ultimi 10 minuti, la partita precedente dopo il gran primo tempo, esatto, la partita precedente l'abbiamo ancora pareggiata nel finale. Voglio dire, di che stiamo a parlare? No, penso che non no, sia. Ma poi serve per poter spezzare, ma ossia certo, recuperare sì, quei giocatori che stanno no, spendendo molto. Voglio dire, qua stiamo parlando che pure il nutrizionista che cura questo aspetto, e tu vuoi dire così, ma non parliamo solo dell'aspetto atletico, no, però qui parliamo di prestazione, di prestazione, non solo anche livello psicologico, il fatto che un giocatore prende, viaggiare, andare via la nazionale, ritornare, cioè se c'è continuità, secondo me le prestazioni meglio, sono vale diverse anche in funzione ma di chi trovi davanti, non sono nazionali, se tu una prestazione un di diversa che vanno via. Con il Lecce è una delle migliori a oggi, e si è dimostrato una delle migliori squadre del campionato, sì. Un po' strana perché segna molto ma subisce anche molto, però è una squadra che gioca e che ha una sua consistenza, sì, ma tante di squadre di B non hanno nazionale, noi abbiamo Mushai che prende, va in Albania, fa la partita, ritorna. Ma ormai c'erano tutti. Ma tutti no, tutti no. Tutti no. Riccardo, allora il Palermo ce n'ha 15. Va bene. Cioè, allora, scusa, chi sta prendendo 15. Più chi meno ce l'hanno potuti i giocatori nazionali, tranne il 21. Io rimango della mia idea che la sosta non fa bene. Vabbè. Chi invece ha avuto un rendimento sicuramente equilibrato è la squadra femminile del Pescara, perché siamo alla quarta giornata, 8 punti. Ha vinto il derby col Chieti, 2 vittorie, 2 pareggi, ieri pari in casa con il Sant'Egidio, tra poco vedremo il gol maturato su rigore, quindi presidente Ciccone, siete soddisfatti fino a queste 4 giornate? Beh, assolutamente sì. Ricordiamo che a punteggio pieno c'è il Napoli con il grifone giallo-verde, 12 punti. Sì, esatto, che è una squadra di Roma, e virtualmente anche il Palermo ci perseguita anche alla femminile. Vabbè, ma sempre virtualmente. Perché ha una partita in meno in seguito ai problemi dell'alluvione che hanno avuto, non ha giocato una partita, quindi virtualmente potrebbe essere anche essa a punteggio pieno. Però certo, noi stiamo mantenendo una media... Ecco, questo è l'episodio di ieri del fallo, sì, subito da Stivaletti. Rigore netto. Rigore netto, perché sì, abbiamo rivisto anche le immagini. Perché da fuori non si vedeva bene, magari in velocità, poi c'erano tanti tifosi ospiti salentini e hanno fatto tanto chiasso. Rigore netto. Quindi sì, sarebbe stata una beffa, perché... il calcio ci insegna che puoi giocare 90 minuti ad una porta e magari poi queste partite rischi di perderle anche se le dovevi vincere nettamente, per cui devo dire che malgrado io mi sia sgolato ieri tutta la partita e ancora ne pago con le corde vocali a terra, però poi ho preso veramente il punto positivamente per questi motivi. Cioè si sgolava per caricare, ragazzi. Sì, per non caricare, per dare, ma anche perché no, insomma, è chiaro che io sono il primo tifoso, quindi molto sanguigno, per cui abbiamo preso un palo, una traversa, il portiere ha fatto dei miracoli e abbiamo preso il gol su un calcio di punizione, peraltro tirato magistralmente dalla giocatrice avversaria che era veramente brava del Salerno. E poi nel calcio femminile ricordo anche questo, che insomma i portieri anche fisicamente non sono come quelli maschili, no? Per cui se tiri un calcio di punizione perfetto come ha fatto il nostro capitano a Chieti, rivediamo i gol anche del derby di Chieti, diventa difficile, ecco, perché comunque lei fa passare la palla, quello non l'avrebbe preso nemmeno un portiere uomo, ecco, no? Quindi là diventa ancora più difficile. Però, dicevo, hanno fatto una prodezza balistica su punizione, ma veramente stavamo rischiando una beffa, quindi è stato accolto positivamente poi anche questo. Quindi si aspettava questo inizio così brillante, 8 punti dopo 4 giornate, 2 vittorie, siete imbattute. Quindi. Non voglio essere banale, ovviamente no, perché come dissi quando mi avevi invitato Enrico alla prima, appunto, sì, prima del campionato, non conoscevamo bene né noi stessi, ma soprattutto gli avversari. E adesso
adesso cominciamo invece a conoscerci bene noi. Devo fare i complimenti, insomma, al mister, allo staff tecnico e al nostro preparatore atletico, visto che noi non abbiamo il dottore a disposizione. Ma no, arriverà anche da voi. Il presidentissimo, no? Come lo chiamo io, il presidentissimo, lo so, ancora non ci mette a disposizione tutti questi arriverà anche queste armi, ecco, io me lo auguro. Per cui, essendo veramente, anzi, abbiamo preparatore portieri, atletico, siamo veramente una bella squadra, un bello staff, ecco. Però ci autogestiamo. Cominciando a conoscere le squadre, sono cambiati i vostri obiettivi? Oppure è un anno di transizione per poi, non so, programmare un qualcosa di importante la prossima stagione? Non possono essere cambiati perché le squadre tipo il Napoli, il Palermo, che sulle quali avevo delle informazioni all'inizio, si stanno rivelando tali. Ieri un dirigente della Salernitana mi ha detto: per noi è un ottimo punto perché abbiamo incontrato una squadra forte come la vostra. Allora gli ho chiesto: ma com'è il Palermo, per esempio? Perché del Napoli sapevo, ma ha detto: il Palermo, secondo me, voi ve la potete giocare col Palermo. Ma allora questo mi ha un po' rincuorato, però mi ha detto: il Napoli fa un campionato per conto proprio. Però è tutto da scoprire questo campionato. Però sarebbe anche un po' tutto da scoprire, tant'è che ci sto mettendo un po' l'acquolina in bocca e magari parlando in TV, speriamo che mi ascolti qualche giocatrice, no? Al campo, ecco, che ancora ci manca qualcuno, se qualcuno forte vuole venire a renderci ancora più forte, noi vi prendiamo a dicembre. Scusa, l'ultima volta eri stato qui, ci hai detto che eri in trattativa per l'arrivo di una ragazza molto forte. Sì, più che trattativa, temevo che andasse già via adesso alla Juventus. Per fortuna non è andata, e quindi si chiama Valeria Del Rosso, anche ieri ha fatto una partita incredibile. Quindi l'avete presa e sta con voi. Gioca con noi col Pescara. Che seguito avete al Poggio? Siete soddisfatti? Assolutamente sì, anche se è chiaro che se la città si avvicina un po' di più è meglio, perché a parte che vede delle ottime partite, considerando che non possiamo parlare di maschile, no? Però vede delle ottime partite. Voi giocate sempre il sabato? Noi giochiamo sempre la domenica, sia fuori casa che in casa, sempre la domenica alle 14:30. E ieri, per esempio, c'era tanta gente, tanta gente. Allora, ci fermiamo un attimo, torneremo con i nostri amici, sono le 22:09 minuti, linea Maurizio Daguì e poi gli ultimi 20 minuti di trasmissione, a tra poco. Da sabato 10 novembre, Notti d'Oro a Montesilvano, inizia una vendita promozionale su pigiami grandi firme. Pigiami e vestaglie Image, Liu Jo, Patrizia, Jaloe, Noi di Notte. Oltre 10.000 capi a prezzi da ingrosso, a partire da €19,90. E sulle idee regalo natalizie, un ulteriore sconto del 20% alla cassa. Grande vendita promozionale su pigiami e vestaglie da Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Ricorda, dal 10 novembre Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Ore 22 e 15 minuti, allora l'ultimo quarto d'ora sarà dedicato alle ultime riflessioni sul Pescara, al dottor Bronzi, che ha provocato quasi un terremoto nello spogliatoio del Pescara, sto scherzando perché i benefici sono sotto gli occhi di tutti, e poi anche con Cicconi per la squadra femminile. Riparto da te, Riccardo, la sosta non ti piace, però davanti il Pescara ha ancora tante gare da giocare, ne mancano esattamente 7 al termine del girone di andata, ha affrontato già diverse squadre quotate. Vogliamo vedere ancora la classifica, quindi, con il Palermo che è una partita in meno ed è in testa alla classifica. D'altronde Zamparini, insieme ad altri, è uno dei presidenti che ha speso di più. Palermo 24, Pescara 22, Salernitana 20, che osserverà un turno di riposo nel prossimo turno. È una classifica molto molto corta, con l'Ascoli a 15 punti e con la zona retrocessione che si sta delineando. Che ci vuoi dire, Riccardo? Che ci sono delle squadre che per il momento hanno... Ma deluso. Non sulla classifica, sul Pescara. Sul Pescara ti voglio dire che lui ha detto, qualcuno prima ne ha parlato di sorpresa. Sì. Io devo dirti, è vero che all'inizio campionato eravamo dati come una squadra da mezza classifica e siamo in testa, però siamo in testa meritatamente. E a me quello che piace di questa squadra... Come? Eravamo in testa, ma ci torneremo presto. Ho capito. Eravamo in testa meritatamente, ma voglio dire che a me quello che piace di questa squadra è che quest'anno è una squadra. È un campionato che ti emoziona, questo? Molto, moltissimo. Andare a vedere il Pescara è molto divertente, perché non sono mai partite banali, tutte le partite hanno... E poi vedo una squadra che lotta. Il mister prima in conferenza stampa ha detto che la squadra è lottata fino al 40esimo, è vero. Hanno corso tutti e lottato... hanno, come dicevo sempre io quando contestavo, quando non ci si sporcava il pantaloncino, ecco, questa squadra si sporca il pantaloncino, corre, gioca, lotta, poi può vincere o può perdere, ma sicuramente il tifoso che la va a vedere è contento e soddisfatto. Fammi provocare Luca Pennese, perché il tuo amico Zeman aveva previsto che il Palermo era più forte del Pescara. Chi? No. Ma Zeman può dire, vabbè, non è che ci voleva Zeman per dire che il Palermo era più forte con quello no, con l'ho detto messico. Prima io 2 mesi fa. Ma infatti, ma non è in pensione Zeman? Chi, cioè, dai. Vabbè, adesso non ti ho chiesto di parlare. No, di no, Zeman. Io. Sulla riflessione di Zeman. Che... Ma che il Palermo fosse più forte del Pescara ci sta, non c'era bisogno di dirlo di Zeman. Poi io non ho neanche voluto leggere quell'intervista perché la considero una pagina nera sulla storia del Pescara recente, dell'anno scorso. Pescara deve continuare così. Io l'avevo detto, non so se tu ti ricordi la prima puntata, che il Pescara per me era destinato a un campionato di vertice, cioè contrariamente ai tuoi rimproveri che mi dicevi che no, non bisogna volare alto. Io invece
ero convinto della bontà di questo organico. Il concetto lo ribadiamo sempre, perché sì, però io sono convinto della bontà stare con i piedi a terra forse certo. serve a tutto l'ambiente, questo ambiente credo che abbia recepito il messaggio. Esatto. Però io sono altresì convinto della bontà di questo organico, del lavoro fatto dai dirigenti, dal mister, che ha un milione di pregi e qualche difetto come tutti quanti, quindi credo che ci sia da essere. Francesco, il vivere alla giornata sarà possibile anche fino a marzo, aprile? Beh, direi di sì, i campionati si sono sempre decisi. No, dico, sarà difficile gestire devono essere bravi anche in questo, quando si vince, quando si ottengono grossi risultati che fanno la storia, si ottengono anche perché ti sai gestire non solo nell'alimentazione, nell'allenarti bene, ma nel vivere come si deve e nel tener presente quelli che sono gli impegni da rispettare settimana per settimana. Quando sembra una frase fatta, lo dicevamo tante altre volte con Totò, sembra una frase fatta, no, una partita alla volta. Sì, perché anche perché che tanto tu guardi il calendario e diceva vabbè, tanto quello sta sotto, sì, ma tu lo incontri fra tre mesi e non sai fra tre mesi che rendimento può avere quella squadra, certo. E che rendimento in quella particolare partita puoi avere tu. Totò, ti sta piacendo tutto tranne? No, guarda, mi sta piacendo veramente tutto, dico la verità, non è la prima volta che lo dico, non solo la squadra ma anche l'atteggiamento di chi va alla partita, di chi vuole sognare, sì. Che ha ripreso la città, ha ripreso a sognare, si sta creando un clima che non conosciamo dall'ultima promozione. Io pensavo che dicessi tutto tranne Klinko, però vabbè. No, Klinko noi ce l'abbiamo, non la possiamo buttare. No, a parte questo, voglio dire, tra l'altro io faccio anche il raffronto di quello che sta capitando in tutto il campionato. Questo è un campionato in cui dopo 12 giornate sono stati 8 cambi di panchina. Tra cui alcune panchine importanti di quelle squadre come Crotone, che dovevano partire con i favori e pronostici. Cremonese un po' a sorpresa, eh? Lo stesso, sì, Palermo, cambio. Esatto, no, otto, lo stesso Palermo, certo. Beh, lo stesso Palermo, ma quello c'era nel DNA di Zamparini. Quello è facile prevederlo, però in particolare anzi, momento speriamo che non è che andava tanto bene. Speriamo che impazzisca di nuovo, magari. No, e poi voglio dire, ci sono anche un altro paio a rischio, qui addirittura. Insomma, la panchina del Verona è a rischio, quella del Benevento è a rischio, può darsi che si arriva dopo 12-13 partite addirittura a 10 cambi, è una cosa folle secondo me, perché tra l'altro la dice lungo su come voglio dire, le società impostano le loro programmi. Oggi da Verona davano come papabili Cosmi e Nicola. Anche Nicola. Ah, anche Nicola. Oltre Nicola, sì, ma poi quelli che stanno sono quelli, insomma, alla fine credo che stia rischiando molto pure Bucca e Benevento, sì. perché si continua a ripetere che il Benevento è uno squadrone, io siccome onestamente quello che ho visto non l'ho visto questo squadrone e quindi probabilmente lo cambieranno se non fa risultato. Nicola è in corsa per l'Udinese, sì, e quindi potrebbe andare a Genova se tolgono Juric, dove c'è un altro che sì, esatto, con gli allenatori come qua. Ma sono tanti giochi preziosi, quelli gioca lo stesso Baroni, no, ma io parlavo in particolare proprio però sono tantissime le partite, esatto, parlavo proprio del Pescara che invece ha questa solidità anche tecnica, nel senso che secondo me è un valore aggiunto quello rispetto a tante squadre, appunto ne sono cambiati 8, forse ne cambiano 10 nel giro di qualche settimana e non sai quello che succede, perché veramente sono delle gestioni folle secondo me, perché una società che cambia dopo 2-3 settimane, dopo aver programmato con un allenatore tutta un'estate, gli acquisti, le cessioni, il modo di giocare, poi all'improvviso non arriva un risultato e cambia. Secondo me sono squadre destinate veramente a fare il peggio di quello che può succedere. Dottor Bronzi, allora ci sarebbe tanto da dire, perché è un discorso che ci appassiona, no? Anche nella vita quotidiana. La curiosità è sapere qualche ingrediente particolare. Quali che sono state le novità fondamentali? Le novità, cioè cosa mangiano che prima non mangiavano? Sicuramente la rapa rossa in tutte le sue... La rapa rossa? La rapa rossa, sì. La rapa rossa è un alimento che ormai viene considerato la base must di tutte le attività, perché ha una... O meglio, precisiamo un punto. Cruda o cotta? Sia cruda che cotta.
Perché ridi, Riccardo? che porta? Perché domani ho la roba rossa. Allora, dai, zitto, solo tu non le mangi, perché noi già la mangiamo. Che porta? Allora, innanzitutto... Ci hanno fatto pure una canzone, la rossa per te. Allora, il discorso è questo, che quando si parla in questi termini, si parla in termini terapeutici dell'alimento. Quindi bisogna assumere una certa quantità, cioè non è che se uno ne mangia un pochettino abbia un effetto, quello ha un effetto a piccole quantità solo sul gusto. Viceversa, grandi quantità, e ne fanno un uso ormai quotidiano tutti gli atleti dei più svariati sport, la rapa rossa, la barbabietola, ha degli effetti proprio ottimali sulla prestazione. Per due ragioni fondamentalmente: migliora il trofismo miocardico e muscolare, e essendo ricchissima di sali minerali depura l'organismo, cioè riduce gli effetti nefasti dell'accumulo dell'acido lattico, questo, o della fatica nello sport. E quindi nel recupero questo... è fondamentale. Allora, sempre in quel convegno che abbiamo fatto, sì, adesso, hanno fatto due gruppi di studio per il recupero, cioè per l'ultima fase dell'attività. Allora, nel primo hanno usato vitamine e antiossidanti classici, tipo il selenio, l'enzima Q10, la vitamina A, la vitamina E e quant'altro. E in altri hanno usato gli estratti di succhi vivi, a cominciare dalla rapa rossa, dalla barbabietola. E il risultato proprio testato anche con dei prelievi bioptici al quale si sono sottoposti dei giocatori della Premier, non molti, quindi non si può fare un'indagine statistica, bensì si può fare un'indagine di situazione, e sono stati nettamente migliori quelli nei quali nella disintossicazione usavano i succhi vivi. Senta, dottore, invece... una curiosità, ma Ronaldo la rapa rossa la mangia? No, ma Ronaldo è maniacale nella cosa, cioè, no, ma è impressionante. Per esempio, lui ha tolto gli zuccheri, questo ormai è ufficiale da un pezzo, le farine, mangia fondamentalmente proteine integrale e vegetali. Ma ecco, poi ha uno stile di vita che ne fa la differenza. Cioè integratori ne usate? Sì, molto. Vanno usati. Sia pre che durante, che nel recupero, nelle pause. Allora, è chiaro che seguire perfettamente lo schema è difficile. Ed è solo una persona che proprio ha la maniacale, testa adatta, maniacale, lo riesce a fare. Devo dire che nella squadra ce ne sono diversi e che altri sono stati da esempio ad altri, quindi più o meno la situazione è dinamica, cioè, ma c'è un dinamismo positivo nella cosa. Ma sotto le feste cosa succederà poi a dicembre? No, non credo, ormai io, quando uno si abitua a così è difficile, e poi capiamo, cioè se il metabolismo si è stabilizzato, occasionali, diciamo tra virgolette, no, trasgressioni, influiscono meno, hanno un effetto meno drammatico di quando... Ma un'alimentazione così mirata, penso a Ronaldo e penso a Totti, ma sicuramente per tantissimo... Allora la fanno? Ecco, può allungare la carriera, soprattutto, perché per esempio molti sostengono che Totti è arrivato dove è arrivato... lui ha raccontato tante volte che negli ultimi 20 anni avrà mangiato, diciamo, sono ghiotto di gelato, ne avrò mangiato uno... L'attività sportiva, per quanto riguarda la performance, questo è il concetto, il termine che c'entra, e quindi le figure performanti sono i giocatori, cioè questo è il discorso. Bisogna considerarlo al momento, nella prestazione e nella durata della carriera. È sicuro che uno stile di vita congruo, oltre che l'alimentazione, migliora la performance e allunga la carriera. Questo ormai sono dati scientifici, matematici, abbastanza. Ma questo ovvio. Piano alimentare vale anche per lo staff tecnico, per i dirigenti, per tutti? Se volessero sì, ma non lo fanno. Non lo fanno. Assolutamente. Dici credo che non lo fanno. Alcuni, ma poco, molto poco. E i giocatori chi la segue di più? Un po' tutti? Tutti. Vecchi e giovani? Alcuni giovani, alcuni vecchi, chi più, chi meno.
e con alcuni è divertente lavorare perché c'è molta corrispondenza di lavoro. Ma la chiamano ogni giorno per sapere se posso mangiare alcuni questo, posso mangiare sì. quest'altro. Alcuni mattino, ma alcuni sì. Dottor Bronzi, noi lo aspettiamo qui in studio per altri appuntamenti. Con molto piacere. No, io l'aspetto fuori, devo fare due domande. Voglio chiudere con... tu ne devi fare di domande. Per me ci vuole un'enciclopedia. Andrea Cicogli, per il settore femminile vi state organizzando? Io sono a disposizione. Allora, a parte veramente, dottore, che poi magari avremo modo di parlare, adesso per i telespettatori faccio una domanda così molto più easy, più semplice. Laddove non ci sono appunto delle possibilità, delle armi no, così efficienti come la presenza di Grazie. Una persona come lei, nell'autogestione... Sì. Il famoso, appunto, la famosa pasta in bianco, un po' di prosciutto e grana, ecco, è smentibile. Oppure la famosa crostata dopo la partita. Allora, questa potrebbe andare se tutte le calciatrici di tutto il campionato mangiassero allo stesso modo. Allora, fa la differenza, come dicevamo all'inizio, il DNA, le capacità individuali della persona. Ma oggi che molte persone, anche nel settore femminile, allora, una delle persone che meglio si cura nel nuoto è la Pellegrini si dice che beva quasi ogni giorno estratti di rapa rossa alla fine di ogni allenamento, quindi c'è anche l'estratto sì, è quello l'estratto. Non si può mettere lo zucchero allora, no. Quindi cambiamo per la prossima che c'entra lo zucchero con la rapa rossa l'alimentazione scusate perché siamo vicini alla sigla ho già pensato adesso di chiamare non ci sono dopo che stasera ho parlato con il dottore ristorante che abbiamo prenotato per Roma ovviamente per fare un pranzo chiaramente sportivo 4 ore prima e sicuramente cerco chiamare, di telefonare. Dire voglio questo e quello quello che mi dirà il dottore adesso come faccio per i ragazzi posso sentire il ristorante e dire il menù del pre-gara della mattina giocherete a Roma domenica? A Roma sì, contro il Grifone che è una squadra, la squadra prima in classifica a Roma, a Napoli sono chiaramente più forti hanno però molti se più ce mezzi. La fate anche lì cambierete obiettivi quest'anno se ce la facciamo anche lì vado dal presidentissimo a dire devo comprare 2-3 giocatori insomma, a dicembre se il Pescara è stato primo in classifica ora il secondo il merito è anche del dottor Bronzi tutto io lo staff, io assolutamente io sono di sostegno alla cosa si perde insieme grazie ad Antonio De Leonardis grazie al dottor Rodolfo Bronzi grazie a Luca Pennese ovviamente grazie a Andrea Cicconi a Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco Andrea ci salutiamo dalla regia ci sono altre novità? Solo il finale che non la Virtus Entella che resta a punteggio pieno, ha vinto a Pontedera 2-1 e nell'altro posticipo, girone B, Pordenone Triestina siamo sull'1-2 e mancano una decina di minuti. Grazie è tutto. A Loris Bennato alle telecamere, tornato da Palermo in giornata, grazie Loris dopo il lungo viaggio, grazie alla GT Fotovideo con Gaetano Terra e Stefano Ricanati, a Maurizio Dagui in regia ci saremo anche lunedì prossimo ore 21. Grazie per averci scelto.